Certo, anche perché comunque fare la miglior prestazione in una gara di campionato italiano, quella che ha fatto comunque Sì. l'anno scorso in questa occasione. Attenzione, intanto andiamo a vedere la partenza. Barontini non va davanti, ci va Moretti. Barontini a marcare. Poi c'è Perco sull'esterno e Acquaro all'interno. Passaggio decisamente più lento rispetto alla serie di prima. 26-90, attenzione E sempre al tempo. sicuramente il passaggio della serie precedente è stato in 25-5, Però quindi un questi sono secondo di ragazzi, differenza non è sicuramente poco. ma Vediamo sono adesso capaci come di chiudere continuano sul forte. ritmo. Mattia Moretti sempre davanti, Barontini lì a controllare. Poi c'è Emilio Perco che tiene l'esterno. Importante non farsi chiudere, non dover ripartire. Ancora un tempo di passaggio alto rispetto, 2 secondi adesso, 2 secondi più alto rispetto alla serie numero due. Adesso Bisogna fare dovremo attenzione. sicuramente chiudere forte. Esce Perco sull'interno. Si prova a passare, Perco all'interno, lo chiude Moretti, si riparte 3 volte, attenzione al tempo. Adesso dovranno Moretti, fare un grande Perco, cambio di Barontini, ritmo. parte Barontini, signore e signori, parte Barontini. Perco ancora dall'interno, cerca La di ola di passare, Ancona, invece no. parte Barontini, Moretti chiude, Barontini esce. Lo sentite il rumore del Palasport di Ancona? Barontini davanti, signore e signori, lo dicevamo. Occhio al fattore campo, Barontini e Moretti. Simone Barontini a casa sua. Attenzione al tempo. Simone Barontini davanti. Simone Barontini. Qui vince solo lui. Simone Barontini, campione d'Italia ancora. Lo avevamo detto, se il mondiale indoor si corresse qua, schierate Barontini. Sicuramente Barontini quando corre ad Ancona è sempre da considerare fra i favoriti. Gran bella gara, è uscito, c'è stato un contatto. Andiamo a vedere, qui esce Barontini sull'esterno, prova a passare all'interno Perco, chiude Moretti, chiude bella porta in faccia e Barontini se ne va, da qui non ce n'è più. Anzi, devo dire la verità, forse sul finale si è lasciato un po' prendere dalla gioia, se no fa il primato italiano un'altra volta. Perché se andiamo a vedere, ecco, il replay, sul finale si gira. Qui capisce di aver vinto, comincia a esultare e arriva. Moretti dietro, intanto abbiamo visto un gran bel finale di Acquaro, che forse è riuscito a passare.